vedere questi danni. Allora, a parte questo, quindi l'umidità che sale da qui, va bene, qua si dovrebbe fare tutta una canaletta con un lavoro di sistemazione di tutta questa roccia, andrebbe sistemata, ma a parte questo, guarda, qui manca la canaletta, qua lo sai come piove, non avete idea, sono immurate, però sono scasse, infatti, poi lì il tetto è spaccato, quindi possono fare infiltrazione, ci sono infiltrazioni che possono venire da lì e da lì. E ora vi faccio vedere dentro, infatti vedi che qua solo da questo lato ci sono problemi. Oltre all'umidità che sale da qui, ma questo è un discorso, questa è un'altra cosa, per quella mia misera esperienza di muratura. Ci sono anche le tegole che sono scoperte, capito? Può essere entrata anche dalle tegole. Vediamo questa linea, guarda, qua. Quindi queste sono infiltrazioni, vedi, da questo lato del tetto. Quell'angolo è questo. Questa è una cosa che si poteva evitare, che è stata fatta per danneggiare, perché per danneggiare, questo è stato spaccato per danneggiare, è stato fatto per danneggiare. Non c'entra con questo, che è una questione di costruzione, si deve fare la canaletta, gli scavi, isolare, questo è un danneggiamento. Qua c'è qualche ciaccazza, che però da questo lato non ha niente. È in linea, vedi? È in linea. Non c'è. E poi faccio vedere qua. Vedi, tutto questo lato qui, questo lato non ha niente. Invece questo lato qui, che è quello dove c'è il buco lì, guarda. Sta calando il solaio, guarda qua. Questo è dove vi ho fatto vedere prima. Guarda. È qua dentro. Guarda. Vedi che si è... Lì è dove c'è la canaletta, qui questa è infiltrazione fatta apposta, perché qua c'è la centralina della... Questo è stato fatto apposta, vedi qua? Tutto da questa parte qui della casa, dove c'è quel buco. Che piccolo cedimento, ma questo non è importante, perché dentro i pilastri saranno buoni. Il problema è, a parte l'umidità che sale da là, ripeto, il problema è questa linea qua. Di dissesto, che secondo me è causata, vedi, da questo, perché qua c'è quello stanzino e qua c'è la canaletta e da qua no, ha fatto entrare acqua, e poi c'è tutto il solaio qua spaccato, vedi, il solaio è incompleto, come è fatto qua, è incompleto, non è stato... Sì, è incompleto, non è stato otturato, vedi, è tutto aperto, vedi che è incompleto. È aperto. Da qua entra. Quindi questi sono danneggiamenti. Ci lascio un buco, una cosa, già si spacca da solo, così si spacca ancora di più, no? Ce l'ho un po' di indirillo. Che chicco. Comunque poi lo dirà il muratore, perché diciamo io non posso, però secondo me ora conviene lasciare evaporare e poi prima di ottobre, prima delle piogge forti, settembre, cose va, si deve chiudere, si deve riparare, perché sennò in maniera che poi si vede in inverno quello che entra. Comunque poi ve lo scrivo così.
lì ci andavo quando ero ragazzino. Guarda, guarda. In questa vallata. Cazzo. Ecco questo. Guarda che bello. Qua c'è la cava sotto. Scendevo con gli adulti, ovviamente. Con gli adulti. Non ho dove fare un po' di terriccio, una pacciamatura per il prossimo orto, per l'orto, insomma, per concime biologico. Dovrei mettere dei legni, dovrei portarmi dei legni e farmi un contenitore grosso. Però ho pensato di poterlo fare qua, proprio nel terreno. Ci aggiungo terra lì. Mi scelgo, perché tanto comunque sempre glielo aggiungerò, sempre qualcosina di biologico in bottiglia, qualche, nel caso dovesse uscire qualche orto in maniera normale, senza troppo fare peripezie. Sono alberi frutta, cosa? O lo stringerò ancora di più l'orto, quello che esce, se sono insalatine, cose, vediamo, vediamo, dei periodi, alle cose. C'è un anno per sperimentare. Comunque vorrei fare una specie di concime così, me la faccio qua la terra, lì, che intanto con la frutta, con le cose. Ci vorrebbe altro, però tanto glielo aggiungerò sempre qualche enzima, perché. Mi rompo il culo proprio, guarda, guarda gli uccellini che vanno a beccare. Ah, ma questa è amarena, ma non è mangamarena. Non lo so a cosa serve. No, è amarena proprio, non è ciliegia. Qua sono tutti alberi autoctoni, capito? Non ce n'è. Anche perché forse conveniva andarle a comprare ai tempi. La frutta, ora vedi come vanno a beccare tutte cose, sti figli di. Appena mi tocca dei fighi, mamma. Vi faccio allo spiedo, vi faccio. Guarda, guarda, guarda come saltano negli alberi, bastardi. Infatti per questo gli sto lasciando questa frutta. Deliziosa. Delicious. Sono passerotti. Come si sta mangiando la frutta? Ciao! Ciao passerotto, però non te la mangiare la. No, come quello dell'acqua, la dell'uliveto. Questo manco di caga, però su sabbagi. Si sta mangiando tutta la mela. Bravo, mangia la mela. Appena vi mangiate i fichi vi rompo il culo. Ci sono 100.000 uccellini, si stanno mangiando tutto. Oh, fango. Proprio mangiate, va. Sono simpatici, va. Tra topi, uccelli, va. Ehi, sta mangiando. Ma sono simpatici, è pieno. Guarda, ce ne saranno una ventina. Guarda. Meno male che mi avete dato sti cagnoletti e questi uccellini, veramente. E questi animaletti, perché se no non so ciò che faccio. Guarda, è simpatico. Tutti si stanno mangiando. Non lo so, ce n'è 20, 30 che arrivano ti, e si becchettano la qualunque. Sono simpatici. Figli della passerotta. Però non vi mangiate i fighi, dai.
La figo no però, la figa. Una volta la signora mi fa, la vuoi la fica che te la prendo dall'albero? La fico. Questi anche i fichi d'India, sì. I fichi, ecco, normali, anche i fichi, sì. Si pizzuliano appena si aprono un po', capito? C'è una nuvola che è proprio, è su di noi. Se io dicevo la piscina la metto più in là, la nuvola la mettiamo un occhio. Ah, però bello, sta bene, meno male. Bisogna guardare il lato positivo, se c'è. Questo? Non lo mangio. È matura, senti. Anche questa frutta che fa subito ossida così, però si mantiene, cioè se tu la lasci 2 giorni che si ossida tutto questo lato, appena fai lo tagli dentro è pulito, quindi come la carne gli fa una specie di ossidazione di protezione. Su fichi? Prima c'erano gli uccellini, no, sui fichi gli ho messo queste cose qua. Certo, se lo trovano aperto se lo mangiano. Questi su sabbagi non è che sono come gli uccellini, quelli dell'ulivieto. Ti ricordi quelli dell'ulivieto? Questi se arrivano, ma vengono. E se no? Siamo coperti qua con la luce. Altro che piscina, eh? Ah, così respirano tutte cose. Già un po' d'acqua gliel'ho data, così si prendono il resto. Poi solo su di noi, è una striscia proprio a cudirsi. Hai visto? Oh, la macchina aperta! L'ho chiesa. Ci sono le buste. Uno. E qua com'è la situazione? Qua quando piove forte c'è l'abballamento.
cos'è che c'è coso oleoso? Oleoso. Ciao, brush. Mi piace mangiare così. Per me è uno dei migliori ristoranti al mondo. Con le caccarazze che ti... con... Eh? Era fresca. Che è? Sta bene.